Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Benis Maghi ha scritto un pezzo che mi aveva molto colpito e incuriosito, perché noi abbiamo parlato tantissimo delle sanzioni e sono in molti a pensarla come Borgonovo. Le sanzioni fanno più male a noi che a loro, la Russia non sta avendo tutti i problemi che noi raccontiamo e invece noi cominciamo ad avere l'acqua alla gola. Ebbene, Benis Maghi dice una cosa molto interessante, cioè dice: euro e dollari pagati a Mosca per l'energia che noi compriamo sono congelati e non possono essere riutilizzati. Quindi è vero che noi diamo dei soldi a Putin, ma questi soldi non entrano nel circuito dell'economia e questo cambia parecchio le cose. Prego, Benis Maghi, spieghi bene lei qual è la situazione. Ma dunque, ci sono due aspetti a tenere presenti. Uno è l'embargo. L'embargo è un divieto per tutti i residenti, cittadini americani, europei, giapponesi, di vendere o acquistare prodotti, alcuni prodotti, non tutti, alcuni prodotti dalla Russia. E poi e questo è rispettato in modo chiaro, se lo si vede facilmente. E poi ci sono le sanzioni finanziarie. Cioè, sostanzialmente le sanzioni finanziarie, appoggiandosi all'embargo, fanno sì che anche i cittadini fuori dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti, se devono vendere o acquistare prodotti dalla Russia, lo devono fare in valuta, in altra valuta che il dollaro, l'euro o lo yen. Perché? Perché ogni volta che c'è un pagamento che passa attraverso una banca, questo pagamento viene tracciato. È un legato alla normativa antiriciclaggio, a tutte le informazioni che abbiamo, che poi vengono passate alla banca centrale. Ne state discutendo su altri argomenti in Italia in questo momento, ma ogni pagamento strano nei confronti della Russia viene poi riportato all'autorità di antiriciclaggio. Questo fa sì che nessuna banca oggi che ha dei rapporti con gli Stati Uniti o con l'Europa vuole entrare in contrasto con queste sanzioni, perché verrebbe immediatamente multata. Ci sono varie banche che sono state multate in passato per aver fatto delle operazioni che non pensavano fossero vietate, per esempio finanziare l'esportazione di petrolio a Cuba dall'Europa. L'Europa non ha un embargo nei confronti di Cuba, però utilizzando il dollaro si entra immediatamente sotto le sanzioni americane. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà le sanzioni non si applicano solo ai cittadini, non vengono esercitate solo dall'Europa e dall'America e dagli Stati Uniti, ma in realtà da tutto il mondo che ha un rapporto finanziario con gli Stati Uniti o con l'Europa. E l'efficacia di queste sanzioni si vedono nei dati statistici. Le importazioni russe sono crollate del 40%. Il dato di maggio ancora non è disponibile, ma questo è il dato di aprile. L'inflazione è al 20%. Dunque, dire che le sanzioni colpiscono di più l'Europa che la Russia vuol dire non conoscere la situazione della Russia. Ed è vero che non è facile, perché non ci sono più giornalisti, non ci sono più osservatori in Russia che possono riportare in modo oggettivo, però i dati statistici e la stessa banca centrale russa sono un segnale forte. A proposito, Benis Maghi, leggo tre agenzie che mi arrivano tra le mani in questo istante: titoli di Stato italiano, lo Spettra, BTP e Bund supera la soglia dei 250 punti base, ed è una cosa, come sapete, molto pericolosa per noi. La seconda, JP Morgan e Goldman Sachs danno uno stop, cioè due grandi banche di investimento, diciamo, hanno deciso che non gestiranno più operazioni di debito con la Federazione Russa, allineandosi all'annuncio dell'amministrazione Biden. E ancora, la banca russa Sberbank con altri due istituti bancari russi sono stati disconnessi oggi dal sistema SWIFT, appunto, il sistema che regola le transazioni bancarie. Quindi qualcosa accade. Professor Dorsi,